Lei è la nuova Kia EV3, totalmente elettrica, SUV compatto 4,30 m, che a settembre sarà presentato nelle concessionarie italiane. 20 tappe, adesso vedremo dove. Dopo il grande SUV EV9, probabilmente si dovrebbe pronunciare EV9, comunque EV9 all'italiana, Kia arriva con questa nuova proposta molto più compatta che potremo vedere in anteprima a settembre in una ventina di concessionarie italiane. Qui avete la videata con tutto il programma, vi lascio anche il link per andare con calma a dargli un'occhiata e poi mettiamo sotto in sovrimpressione tutte le date. Saranno tutte queste occasioni per toccare col mano e verificare se davvero tra chi ama le auto elettriche troverà nella nuova EV3 qualcosa che si adatti alle proprie esigenze. Questa EV3 ha un design molto squadrato, molto boxy, che a me non dispiace, anzi, ma forse farà storcere il naso a qualcuno. Certo è che queste linee rendono l'auto sicuramente riconoscibile e permettono di organizzare e sfruttare meglio gli spazi interni. Trazione anteriore, la EV3 offre due tagli di batterie, 58,3 kWh per la standard e 81,4 kWh per la long range. In quest'ultima l'autonomia dichiarata arriva a 600 km. Entrambe montano un motore elettrico che eroga 204 cavalli e 283 Nm di coppia per uno scatto 0-100 in 7,5 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Non c'è ancora la possibilità di configurarla online e al momento i prezzi non sono ancora stati comunicati. Tuttavia è possibile giocare con il modello tridimensionale sul sito Kia, andando a cambiare i colori, aprire e chiudere le portiere, accendere e spegnere i fari, aprire il portellone posteriore e dare un'occhiata agli interni, così da farsi un'idea. A proposito degli interni, a dominare la plancia è il display da 30 pollici in orizzontale, che in realtà è composto da quello del cruscotto digitale da 12,3 pollici, da uno più piccolo esclusivamente dedicato alla climatizzazione e da un altro ampio schermo per le funzioni di infotainment. Molte di queste sono utilizzabili anche attraverso i tasti presenti sul volante. La console centrale scorrevole, le luci d'ambiente e i materiali riciclati caratterizzano l'abitacolo, che appare ampio e comodo sia davanti sia dietro. Tra i tanti ADAS troviamo il cruise control adattivo, il centraggio di corsia, la retrocamera di parcheggio con sistema anticollisione. C'è anche le DAP display da 12 pollici per avere proiettate sul parabrezza le informazioni principali di guida. E voi cosa pensate di questa nuova EV3? Magari l'andrete a vedere nelle concessionarie in questo tour di presentazione? Fatemi sapere, magari anche lasciate un like, spero il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!